Padova, città d'arte e città di cultura, uno degli Atenei più antichi d'Italia, dove anche Galileo Galilei ha insegnato, meraviglioso lo scorcio di Prato della Valle e la chiesa del Santo, Sant'Antonio da Padova. La provincia di Padova comprende territori pianeggianti e aree collinari. Una delle più affascinanti è la zona dei Colli Euganei, un arcipelago di alture di origine vulcanica che si trova a sud-est del capoluogo. Sui Colli Euganei la coltivazione della vite ha origini antichissime. In particolare l'uva glera, che dà origine al Prosecco DOC, pare sia stata qui introdotta 2000 anni fa da Livia, la moglie dell'imperatore Augusto. Qui c'è un microclima che fa sì che le piante di olivo e i vigneti che ci sono qua diano veramente dei frutti spettacolari. Qui abbiamo la fortuna di avere un ambiente sempre molto ventilato, no? Anche quando ci sono quelle grandi giornate di afa, le foglioline degli alberi si muovono sempre e ti dà sempre un senso di benessere. Questa temperatura ci consente di fare degli ottimi bianchi. Grazie al loro clima mite, i Colli Euganei sono sempre stati una meta turistica. Ne sono testimonianza le molte ville che costellano il territorio, come l'imponente Villa dei Vescovi, la residenza estiva dei Vescovi di Padova e la casa di Francesco Petrarca, che scelse di trascorrere qui gli ultimi anni della sua vita. L'origine vulcanica di questo territorio dà un marcato segno al Prosecco DOC che viene prodotto qui. Le sue caratteristiche sono soprattutto di una forte mineralità, sapidità, snellezza e una componente aromatica, di un bagaglio aromatico che poi riscontriamo al naso, molto ricco. È tipico un po' in queste zone questa carica aromatica dei vigneti che vengono qui impiantati. In questa proprietà che conta circa 20 ettari, complessivamente soltanto 8 sono destinati a vigneto. Ne abbiamo un paio di ulivi, poi abbiamo i nostri prati e soprattutto boschi. Colli Euganei e la città di Padova sono assolutamente da visitare. Bellissimo poter anche conoscere e apprezzare Padova seduti semplicemente in uno dei bar delle tante piazze e godersi lo spettacolo con un calice di Prosecco d'Occhio.